Oggi i disastri che accadono in Italia, purtroppo con drammatica frequenza, ricordiamo Amatrice, l'ultima, poi ancora prima L'Aquila, l'alluvione di Genova, i disastri in Umbria, Marche ed Emilia ed anche in Campania, le esondazioni del Sele e del Tanagro. E dovunque la necessità di coordinare le risorse, le informazioni, gli interventi per le popolazioni, ma anche per gli animali, eccoli qui, tantissimi. Sia quelli di compagnia che gli animali da allevamento. E quindi non solo gli umani, noi umani da salvare, ma anche i nostri compagni della vita e del lavoro. È il tema di oggi, la disastrologia veterinaria, ne abbiamo già parlato chi ci segue tempo fa con Raffaele Bove, con il dottor Bove. Quali sono le norme che regolano gli interventi della protezione civile ed in questo caso dei medici veterinari? Con noi a Quotidiano Medicina Nicola Amabile, benvenuto dottor Amabile, medico veterinario specializzando in sanità animale all'Università di Camerino. Allora, dottor Amabile, spieghiamo ancora una volta che cos'è, che significa disastrologia veterinaria e chi è il disaster manager che appunto opera in queste emergenze. Dunque, la disastrologia veterinaria nacque, diciamo, in concomitanza con l'episodio del terremoto del 1980 che ha coinvolto proprio la Campania, regione dove ci troviamo attualmente, e nella persona del professor Adriano Mantovani, mio collega veterinario. Che è morto, mi pare, pochi anni fa, Sì, però ha lasciato un recentemente. grande ricordo, Ha una lasciato un grande traccia ricordo, fortissima. sì. Infatti, in questo senso, diciamo, è partita anche la mia avventura per quanto riguarda la disastrologia veterinaria, proprio attraverso un premio a lui dedicato. Comunque, tornando al discorso della disastrologia veterinaria, è tutto ciò di cui si occupa il veterinario in ambito emergenziale, quindi per quanto riguarda terremoti, alluvioni, eventi catastrofici in generale. E all'interno della disastrologia veterinaria si inserisce una figura cardine che è proprio Sì. quella del disaster manager. Uno di questi è il dottor Bove che lei citava poc'anzi, Sì. e che si occupa a 360 gradi di tutto quello che è il coordinamento dell'attività di emergenza e quindi di assistenza. In questo caso parliamo del settore veterinario, Ecco, e quindi. quindi quando c'è un disastro, giustamente, quindi l'organizzazione, che cosa accade? Come vi raccordate voi medici veterinari? Dunque, prendendo ad esempio ciò che è accaduto recentemente, Ad quindi Amatrice? ad Amatrice, sì, il terremoto che ha coinvolto il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, ciò che c'è stato è stata l'istituzione di un coordinamento tecnico interregionale, quindi di concerto tra figure istituzionali come il governo naturalmente e Ministero della Salute, Regioni Lazio, Umbria, Marche e soprattutto con gli istituti zooprofilattici si è attivato un centro di coordinamento interregionale che fornisce un'assistenza alle popolazioni colpite e in questo caso soprattutto ci stiamo occupando di quello, della popolazione animale, sia per quanto riguarda l'ambito zoiatrico, quindi assistenza al bestiame perché si registrano dovunque crolli di stalle E qui e vediamo Romeo, il cane sì, salvato da voi, dai vigili del dei fuoco, vigili del questo cane fuoco. che è stato diversi giorni, Sì. perché probabilmente gli animali, sia per la loro piccola taglia, diciamo, le loro dimensioni, ma anche per il loro spirito di adattamento, forse riescono a resistere meglio di noi, Sì, ci ha forse dimostrato meno ancora una paura, volta, meno sì, ci hanno dimostrato ancora una claustrofobia. volta quanto riescono a fare anche in situazioni estreme. Estreme, sì, Sì. addirittura una gattina che vedremo tra poco ha resistito quasi 10 giorni, mi pare, più di Sì. 10 giorni. Quindi vi raccordate, mi pare che dove studia, si sta specializzando lei, è stato creato Sì, è stato attivato anche dall'ospedale didattico un. veterinario della Sì. mia facoltà di Camerino, appunto, essendo un ospedale fornisce già un servizio H24, Sì. però in questo caso, in luogo del terremoto che è accaduto, il servizio è stato implementato con la presenza di un veterinario H24 e di una reperibilità, quindi sempre presente per ogni esigenza che si dovesse presentare, sia per quanto Sì. riguarda i grandi animali che per quanto riguarda i piccoli animali, perché un ospedale dotato di attrezzature e specializzandi e dottori in tutte le branche che occupa la veterinaria a 360 Ecco, qui gradi. Romeo già si è ambientato, Sì. perché però immaginiamo un animale che è sottoterra, sotto le macerie Sì. per giorni.
Sì, presenta come nell'uomo anche l'animale, può presentare dei risvolti, tra virgolette, psicologici per quanto riguarda un'esperienza del genere. Ecco, da una parte quindi dicevamo gli animali da compagnia che non trovano più i padroni, sono spaesati, disorientati, dall'altra la salvaguardia dell'economia agro-zootecnica e dell'ambiente. Ecco, come vi organizzate, anzi, quali sono le priorità? Sono alla pari o, come dire, ci si regola al momento? Allora, diciamo che nella fase successiva a quella dell'emergenza vera e propria, quindi quando avviene il soccorso alle persone, si attiva tutta la parte veterinaria, insomma, della sanità pubblica veterinaria. E le priorità sono naturalmente il soccorso e l'assistenza agli animali che sono rimasti in qualche modo vaganti o perché hanno perso i propri proprietari o perché insomma si sono staccati in qualche modo dai padroni. O la stalla. Oppure una stalla, ecco, in questo caso animali vaganti per quanto riguarda il bestiame. Quindi sono disorientati, dispersi. In questo caso il discorso è, come dicevo poc'anzi, il crollo delle stalle, l'impossibilità di fare magari le mungiture, perché la sala mungitura è stata disastrata, e quindi quello che è il discorso della business continuity, cioè cercare di dare un'assistenza effettiva, prolungata nel tempo, perché naturalmente il problema iniziale è nell'emergenza, però questo poi si trascina nel corso dei mesi, dei giorni. E in questo senso il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole, i servizi veterinari e tutti i vari attori coinvolti a livello istituzionale stanno cercando di insomma, ovviare a tutto questo tramite lo stanziamento di fondi, tramite la deroga per quanto riguarda alcune norme per i detentori e i proprietari di animali zootecnici, quindi bovini, ovini, perché poi in questi territori abbiamo una forte presenza di animali da reddito in questo caso. Ecco, nel documento che avete presentato al governo per quanto riguarda le emergenze veterinarie, avete chiesto di inserire queste emergenze, diciamo nei casi catastrofici, nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, perché non è previsto che nei LEA ci sia questo tipo di servizio, diciamo, come sanità nazionale. Diciamo, è un piccolo anello che manca in una sanità che in Italia, lo diciamo spesso, sì, ci sono i casi di malasanità, però diciamocelo chiaramente, la sanità in Italia funziona, ci sono dei momenti così di defiance, però se guardiamo ad altri paesi funzionano peggio di noi. Però una domanda, ecco, lei che ha un po' di esperienza diretta sulle emergenze veterinarie, siamo dietro o più avanti rispetto ad altri paesi sui soccorsi agli animali? Allora, a mio modesto parere, credo che il nostro sistema di gestione delle emergenze, in questo caso dal punto di vista veterinario, sia all'avanguardia a livello europeo, perché per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza esiste una programmazione, una pianificazione. Eccola qui, la gattina 15 giorni sotto le macerie, il gatto forse ancora più del cane, vero? Sì, sì, anche perché le dimensioni sono più contenute, quindi... Poi il gatto ha una, come dire, ha una capacità di autocontrollo, di self-control, che è superiore a quella del cane. E quindi diceva, io sostengo che siamo a un buon livello, perché nei livelli essenziali di assistenza è previsto esattamente al punto B14 una programmazione di tutti quelli che sono gli interventi e soprattutto esiste un piano nazionale della prevenzione che è stato instaurato a partire dal 2014, che prevede tutta una serie di attività di tipo formativo, procedure di audit, approntamento di manuali per la gestione delle emergenze a livello nazionale. Glielo stavo chiedendo, in Italia non è ancora istituzionalizzato un po' a livello italiano l'esistenza di una formazione, di un corso di laurea, ecco, in disastrologia veterinaria, però ci sono già dei primi esperimenti. Sì, dunque, un corso vero e proprio per quanto riguarda la disastrologia veterinaria non esiste ancora, però diciamo, i colleghi o comunque i veterinari che si occupano o che si occupano, che hanno intenzione di occuparsi della disastrologia veterinaria, possono comunque come dire, far ricorso a dei corsi ECM oppure al centro di referenza nazionale che si trova all'Istituto Profilattico Sperimentale di Teramo, quindi in Abruzzo, dove esiste il centro di referenza appunto per le emergenze non epidemiche. Molto spesso vengono anche bandite delle borse di studio
per quanto riguarda sempre il tema della disastrologia veterinaria e delle emergenze non epidemiche. L'ultimo evento che mi viene in mente è quello di Catania, che si è svolto appunto a maggio di questo anno, è sempre un evento di ECM, quindi Educazione Continua in Medicina, che ha avuto, che il focus è stato proprio la gestione delle emergenze. È stato fatto lo stesso anche in Veneto, anche qui in Campania, in provincia di Salerno, esattamente a Pertosa, nell'ambito della Fondazione Mida. Nel 2012 c'è stata una 3 giorni dedicata al tema delle catastrofi o comunque della gestione, soprattutto per quanto riguarda l'ambito zootecnico. Quindi, ecco, quindi diciamo, è fortemente avvertita qui da noi. Sì, diciamo che la sensibilità... Anche perché l'Italia è un paese a rischio, insomma, è un paese che subisce tutti i contraccolpi della cosiddetta deriva dei continenti, degli spostamenti, delle faglie tettoniche, per cui è un paese sempre problematico e quindi bisogna organizzarsi. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Bene, noi siamo verso le conclusioni, ringraziamo molto il dottor Amabile, complimenti anche per questa attività, per questa scelta che è un po' coraggiosa, è affascinante, diciamo, però è anche impegnativa, insomma, assolutamente complessa. Sì. Assolutamente sì. Sia da un punto di vista normativo che formativo. Sì.